Ciao a tutti e bentrovati. Sono Francesco Francia e per chi non mi conosce sono un fotografo pubblicitario specializzato in illuminotecnica e un docente di fotografia e comunicazione visiva. In questo momento sono qua per invitarvi tutti ad una serata gratuita di presentazione del nuovo corso che abbiamo pensato insieme al Centro Sperimentale di Fotografia Adams per chi magari ha un approccio all'illuminazione basico e per chi anche ha già conoscenze di illuminotecnica o ha frequentato già i nostri corsi, ma vuole approfondire l'aspetto della comunicazione visiva. Infatti sarà un corso totalmente nuovo che non parlerà solo di cose tecniche, ma sarà proprio un corso che vertirà su come scegliere uno schema luce e quindi come caratterizzare un ritratto con una determinata atmosfera per raggiungere il nostro scopo fotografico, cioè per veicolare al meglio il nostro messaggio. Quando ci approcciamo alla scena, una delle prime cose che ci chiediamo è che tipo di illuminazione scelgo: uno schema luce Rembrandt piuttosto che uno split, una luce ad anello o una luce di taglio. Bene, questo corso verte sulla comunicazione visiva. Devo fare un ritratto? Devo fare una foto di moda? Una foto di beauty? Una foto di glamour? Qual è lo schema luce migliore in relazione al tipo di comunicazione che sto facendo e a tutte le variabili di scena? Perché andremo a vedere proprio in dettaglio tutte le variabili che possono esserci sul set, che non è solo la location oppure il contesto outdoor o indoor, ma gli abiti che il soggetto indossa, l'estetica del soggetto, piuttosto che la finalità del nostro scatto. Se facciamo uno scatto di taglio pubblicitario, avrà sicuramente delle caratteristiche differenti rispetto ad un ritratto introspettivo e quindi le nostre scelte in relazione all'atmosfera e quindi allo schema luce sono condizionate da questi elementi. Capire appunto quale schema luce scegliere e come strutturare e organizzare il nostro set anche sotto il profilo compositivo è una cosa fondamentale affinché il messaggio fotografico sia rafforzato da un'atmosfera coerente ed efficace. Il corso vertirà proprio su questo, sarà articolato in quattro lezioni online e una lezione opzionale da fare in esterna quando tutto questo periodo sarà finito, quindi orientativamente da metà giugno in poi. Sarà a numero chiuso, quindi solo 15 persone potranno partecipare a questo corso online. Vi invito tutti, quindi, a prenotare la serata gratuita per la presentazione dettagliata di questo corso e per una piccola lezione di illuminotecnica che si svolgerà online mercoledì 13 maggio alle ore 21. Per iscrivervi basterà cliccare sul link che metterò a breve nell'arco di 2 o 3 giorni, quindi venerdì o sabato, sotto questo video, oppure andare direttamente sul sito del Centro Sperimentale di Fotografia Adams di Roma, dove pubblicherò un breve programma del corso. Solo i primi 100 possono prenotarsi gratuitamente a questa lezione. Un saluto e a presto.